Le strutture di accoglienza per migranti nella provincia di Teramo sono al limite delle capacità e si prevede il trasferimento di alcuni ospiti a Sant'Egidio alla Vibrata. Una struttura di accoglienza temporanea potrebbe infatti essere aperta in questa località, in un hotel ad oggi chiuso. Il sindaco Licio Romandini ha rivelato di essere stato informato su questa possibilità e in questi giorni la cooperativa incaricata di trovare strutture adeguate ha identificato un'opzione valida in città. Giovedì 29 ho appreso da parte della prefettura di Teramo che c'è attenzione da parte della prefettura su una struttura esistente sul comune di Sant'Egidio che è in grado di ospitare immigrati che provengono dai territori africani e anche asiatici. E naturalmente il prefetto mi ha informato che nella settimana dal 10 11 fino al 16 ci sarà sicuramente un sopralluogo presso la struttura per capire se la struttura è idonea. Quello che voglio dire è che mi è stato detto, come il sindaco è solo informato di questa immissione di immigrati sul territorio e nient'altro, perché la decisione è stata presa già da accordo Stato-Regioni e attraverso la Regione Abruzzo e attraverso la Prefettura dell'Aquila che coordina il tutto, decideranno se la struttura è idonea e quindi possiamo solo comunque accettare ed essere informati per questa immissione di immigrati presso il territorio di Sant'Egidio. Il sindaco inoltre ha assicurato che terrà informata la cittadinanza sull'evoluzione della situazione. Al momento non è noto il numero esatto di immigrati che potrebbero essere trasferiti all'ex hotel Abruzzo Marche, che si trova in via Liguria, poco distante dal centro città.